eccoci nel mio ufficio ufficiale, che è il mio terrazzo di casa qui a Malaga. Allora, oggi ti voglio parlare. Ormai l'ho montata. Oggi ti voglio far vedere come creare un tatticone con una pinza da batteria che trovi dal cinese a un euro, una canna da lancio da Decathlon che la puoi trovare dai 3 fino ai 7 metri, così. Poi vabbè, il nastro isolante, ovviamente io lo faccio in maniera più rozza possibile, però comunque funziona. Sono più o meno 10 anni che utilizzo la canna, il tatticone, il vigliacco, non so come la vuoi chiamare, insomma. Poi una pinza e un moschettone. Allora, guarda, per quanto mi riguarda ti dico, lo utilizzo perché soprattutto in Spagna i primi rinvii sono a 4-5 metri da terra, e tra l'altro sono convinto che così sia molto più sicuro. Perché? Perché se uno mette un rinvio da terra e ci arriva quindi a 2 metri, se cade dal primo al secondo rinvio arrivi per terra comunque. Quindi un rinvio messo basso in realtà ti dà l'illusione di essere nella sicurezza, in realtà non lo sei. E la stessa cosa per il secondo. Se uno casca appunto mettendo il secondo, se il primo è basso, mettendo il secondo con la corda in mano arrivi comunque per terra. Quindi mettere il primo alto dove ci si può arrivare con una canna è sicuramente più sicuro. Poi c'è anche la seconda funzione di questo, cioè io no, voglio provarmi una via in maniera veloce senza stancarmi più di tanto nei tentativi. E quindi che faccio? Io mi vado prima, vado a posizionarmi i rinvii, ho una catena di rinvii portandomela appresso, questa catena, questa canna. E dopodiché, posizionando la catena di rinvii, mi tiro su artificialmente, mi guardo le prese, dove sono le prese e dove sono i moschettonaggi. In questa maniera io riesco a studiarmela più velocemente, senza fare tentativi, andando a cercare dove stanno le prese. Con la canna metto una catena di rinvii, lo allungo su in cima, mi ci tiro su, mi assicuro e poi cerco le prese. In questa maniera la sicurezza è risolta e tra l'altro la lavoro diventa molto più veloce. Certo, ovviamente questo su vie super lavorate, è ovvio che questo non vale a vista e né ti leva comunque il gusto dell'avventura, né è una via che comunque è prossima a te. Quindi se tu una via la puoi fare al primo o al secondo giro, è inutile che tu vai su artificialmente, perché non c'ha senso. Questo non c'ha senso. Però sicuramente per metterti i primi due rinvii o il primo in questo caso in Spagna da terra è utilissimo. Poi magari farò dei video per spiegare come la utilizzo. In ogni caso, canna da lancio telescopica, questa è un 6 metri che preferisco io, avere una canna abbastanza lunga. Vedete, c'è un tappo e c'ha tutti gli elementi dentro. Ok, questa è la canna. Successivamente abbiamo questo è la pinza di carica delle batterie, proprio quella dove si mette qua, si attacca il polo della batteria. Non so se ci sono ancora più quelle moderne, comunque questa qua si trova dal cinese. Qua c'hanno delle manopole rosse. Io in realtà questa qui, ovviamente è molto utilizzata e chiaramente non la butto finché non mi si rompe. Qua, come puoi ben vedere, c'ha dei canali dove io ci infilerò dentro la canna e poi la assicurerò con questo nastro qua. Poi comunque va ripassato questo, perché comunque avere il ferro esposto non mi piace mai. Poi anche perché poi questo è carbonio, questo è ferro, dice si parafulmine, cioè nel senso che te lo prendi tu il fulmine in ogni caso. Anche qui il ferro, comunque il ferro con il moschettone non frena bene, quindi io metterò anche qui un nastro isolante che dà un po' di superficie da gommata, dà un po' di aderenza, un po' di attrito e quindi garantisce la tenuta del moschettone sopra. Quindi iniziamo l'operazione. Allora, prima cosa, tiro fuori gli elementi. Gli elementi che tiro fuori in questa modalità qua sono quelli di testa. Ovviamente io non utilizzerò questi ultra leggeri, ma cerco di utilizzare, senza chiaramente levare la lunghezza, notare che levandone due di elementi qua ho levato già 50 cm. Ora qui il mio dubbio è mettere questo qui su questo elemento qui o metterlo su questo. Cosa cambia? Cambia è che probabilmente la flessibilità della canna.
ovviamente più lo metti lontano, più flette. Uno, due, questo comunque è più fino e quindi rischia comunque uno di flettere di più e due di rompersi. Quindi devo capire un po' sta cosa. E in più, anche essendo molto fine, è più anche difficile ancorarla. Ancorarlo. Io in realtà tenderei, guarda, io in genere ho sempre optato a fare quello più grosso, ma in questo caso a te ti consiglio di usare quello più grosso, perché comunque all'inizio ti devi prendere un po' la mano e tenderei a romperla. Questa è la mia terza, la prima, vabbè, non l'ho rotta proprio io, però comunque uno, già il fatto che uno presta la canna già è sicuro, è quasi garantito che te la rompa. Perché comunque questa qui, queste canne sono ultra leggere, ultra performanti, quindi vanno fatte lavorare in verticale. Se vengono fatte lavorare in orizzontale non è come la pesca, ovviamente, la canna. Cioè questa qui è un altro tipo di utilizzo, utilizzando un moschettone non utilizziamo, vabbè, insomma è un'altra cosa, è un'altra funzione. Quindi comunque utilizzare orizzontale, ragazzi, si rompe. Ok, detto ciò, ora che faccio? I primi due intanto li vado a fissare in modo tale che comunque questi io non li levo, non li butto, li mantengo dentro per darmi rigidità, per mantenere la rigidità. Quindi le lascio fuori un pezzettino e me lo blocco. Sicuramente ora la luminosità farà abbastanza schifo, però spero che comunque capisci il sistema. Quindi la faccio rientrare, non tutto perché la devo bloccare, quindi do un girello qua, gli do un giro di nastro e poi lo infilo dentro e poi gli do un altro giro su quest'altra qua. Ok, ora ho detto che era quest'altro, quindi ora che faccio? Stessa cosa, infilo dentro questa, cerco di infilargliela anche col nastro in modo da incastrarla. Ok, poi l'avanzo, lo lego con quest'altro, ecco, in maniera tale da renderlo più rigido questo. Poi in ogni caso ora faccio dei giri qui, proprio per non mandare a contatto la grafite con questo e dargli un po' più di attrito, perché la grafite, vabbè, il carbonio invece, ecco, vedi, già che io lo inserisco così qua dentro, già con l'attrito del nastro che è gommoso tende a fissarti. Comunque cerco di farlo abbastanza grosso. Ok, mi riprendo pure la punta proprio per evitare che mi vada dentro. Se va un pezzo libero dentro rischia poi di incastrarsi, si sfibrano e la fibra di carbonio è micidiale, taglia tutto, quindi rischierebbe poi di rompere. Se questo si sgancia e va dentro libera, rischia poi di rompere, si infila negli altri elementi e li rompe, un macello. Quindi comunque cerca di fissarli e tenerli bloccati là. Poi infilo questo qui, ok, cerco di infilarlo più dentro possibile. Ok, così. Qui c'è ovviamente il nastro nero, non si vede niente, una beata. Ok, vado a bloccare con la pinza le alette, pare fatta apposta questa cosa. Ok, questa maniera qua. Ok, così, bene. Comunque non voglio stringere troppo e vorrei comunque che questo ci abbia un attrito, ma non troppo. E poi rigiro partendo da sotto, il nastro da sotto, quindi prendendo appunto l'elemento, rivado verso l'alto. Ovviamente chi è un artigiano saprà farlo mille volte meglio di me, però intanto ti faccio vedere piuttosto l'idea di come va fatto. Ok, io fino a su. Poi comunque le cose troppo rigide tenderanno comunque a spezzarsi, quindi è inutile che c'è una cosa troppo rigida, l'importante è che ce l'hai. Ecco, perfetto, perfettissimo. Gli do un'altra stretta, un po' più stretta, un po' più forte, vado quasi a sfruttare l'elasticità del nastro, quindi a metterlo in tiro. Ok, in questa maniera qua. Ok, taglio rozzo con la bocca. Ovviamente chi è un po' malato di rifiniture a me mi odierà, io sono un praticone. Ok, e questa è la canna. Io metto il moschettone qua, questo ovviamente con la leve a filo, i moschettoni con la leve a filo funzionano un po' male, però un pochetto già funzionano.
Come vedete, vedete la differenza? Vabbè, lavora male comunque nel caso. Però questo potrebbe già bastare a bastare. Io così allungo e vado più o meno vado a 5 metri e mezzo, non ti dico 6, però ecco, 5 metri e 70, così con questa canna. Questo è uno. Poi per portarlo, io ti faccio vedere un altro sistema per agganciarlo addosso. Allora, innanzitutto io faccio, prendo un pezzo di nastro, lo arrotolo, quindi lo divido a metà, a un terzo, a un altro terzo, così. Ok, detto questo, faccio una soletta qua, lo metto qua. Guarda qui, bim. Ok. Se proprio hai paura, ne fai due. Ne puoi fare un altro. Comunque questo qui tiene tantissimo. Eccolo qua, a soletta. Per agganciarla, utilizzo quello posteriore di aggancio, e comunque non dà per niente fastidio. Ok, il portamateriali posteriore si chiama così. Portamateriali posteriore. Ok, addirittura un po' largo, però notare questo, io questo c'ha doppia funzione per evitare che appunto quando vado in giro questo me lo perde. Io che faccio? Guarda, mi ha detto un po' fortuna perché non l'avevo calcolato, però mi ha detto sederino. Io in questa maniera che faccio? Apro la pinza, faccio entrare dentro cosa e mi sono creato anche il blocco. Così per andare in giro questo non gironzola più. Qui devi stare attento che questo ferro su ferro tende a svitarsi, quindi io in genere ci do una battuta qua proprio sulla vite. Quello lì serve per cambiare gli elementi, quindi comunque anche se ti si rompe tu non buttarla alla canna, perché gli elementi ti possono servire. Compra un'altra al limite. Però gli elementi li puoi utilizzare, quelli di ricambio. Ok, allora un'altra cosa, qua sotto c'è un buco. Un altro errore che feci è che tappai il buco. Invece questo buco è fondamentale per l'aria, per gli elementi, proprio quando li tiri giù. Se tappi il buco schioppa, cioè si rompe la canna, perché l'aria gli serve proprio per fare in maniera tanto. Ma guarda, più o meno, per me è pronta. Eccolo qua. Quanto ci ho messo? Ho messo più a chiacchierare che a farla alla fine una canna. Poi, per l'utilizzo ti posso dare già un'indicazione, io l'appoggio a terra, beh, ovviamente sgancio questo, l'appoggio a terra, la canna l'appoggio a terra, incomincio da qui, metto il moschettone, nel primo metto la corda, nel primo rinvio metto moschettone e corda, quando sono in parete invece metto solo catene di moschettone, 2-3 per accorciarmi. Ovviamente vedrai che sarà difficile comunque azzerare i movimenti e proprio ridurre l'artificiale a zero, cioè comunque devi saper arrampicare. E così l'allungo da terra distendendola, bu bu bu. Poi se non arriva la prendo in mano e mi allungo così. Stessa cosa se sto in via, non la lascio comunque agganciata perché sennò tendo a romperla, la sgancio dalla mano, ovviamente devi fare molta attenzione a non ammazzare quello che fa sicura e dalla mano io governo, la governo. Se c'hai paura puoi allungarla, però lavorare con questa attaccata all'imbrago no, non si può fare. Vabbè, comunque poi magari farò un video deciso. Ma spero di averti dato una cosa utile. Per me è importantissimo. Perché? Perché io ho tre fratture, tre operazioni alle ginocchia. Quindi ho detto per me questa qui è la mia garanzia di arrampicata, insomma, anche perché non mi va più di farmi male né di andare ancora all'ospedale. E quindi niente, mi garantisco la mia sicurezza con questa canna. Alla prossima, ciao!